Benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video, un video di nail art e andremo da realizzare Minnie. Allora, adesso vi spiego una cosa. A me mi può capitare di fare delle tip doppie, in che senso? Cioè, di fare delle nail art doppie anche nei video. Per esempio, come adesso io dovrò andare a fare Minnie. È la seconda volta che lo faccio. Che tempo fa che ero all'inizio? Anche quando mi ero messa sul canale, insomma, che ho aperto il canale, avevo fatto una nail art su Minnie. Però faceva schifo al cacchio perché mi erano venute tutte le righe grosse, era venuta bruttissima perché non c'erano nemmeno le cose adatte come i pennelli, sai, i pennelli quelli per fare le righe più fine, eccetera, eccetera, mi era venuta proprio brutta. E quindi adesso mi è capitato di fare un'altra volta Minnie, ci cioè volevo riprovare a rifarla sperando che mi viene bene. E sicuramente meglio della prima, sicuramente, perché anche adesso ho i pennelli proprio adatti. E quindi niente, volevo dire anche questo, che intanto per se adesso faccio mini tra un anno, per se mi ricapita di far mini un'altra volta, per esempio. E quindi infatti avete fatto caso nel titolo del video, c'è scritto nell'art cartoon mini 2, 2 nel senso perché è la seconda mini che faccio. Se mi capita di farne altre, ovviamente non ho lo stesso disegno, ma ovviamente lei che è messa in una posa diversa. Quindi come può essere mini, come può essere anche altri tipi di nail art. E quindi niente, volevo dire solo questo, che ovviamente se vedete dei video, cacchio, Mini l'ha fatto, un'altra volta la fa, sempre quella, e invece la posa comunque è diversa, ecco, insomma. E quindi adesso lo volevo riprovare a rifarle, quindi niente, volevo dire questa cosa, che mi può capitare di fare qualche nail art doppia, e la capirete subito prima di aprire un video nel titolo del video che c'è scritto nail art. Ecco, come adesso, per esempio, Mini, dato che se parla di lei devo fare lei, accanto c'è il numero 2, che sarebbe la seconda nail art dei Mini che faccio di lei. Quindi, come potete vedere anche nell'arte, che ne so, Sailor Moon 2 o 3, dipende, vuol dire che ho fatto 3 Sailor Moon. Insomma, ma avete capito, spero, che lo sapete che io col parlare, col spiegarmi, vabbè. Allora, andiamo a vedere i colori che servono. Allora, andiamo, speriamo che l'ho presi tutti, che ogni volta che faccio il video mi scordo sempre il colore, ve lo dico all'ultimo, che vi dico ogni volta mi sono scordata di farvi vedere, eccetera. Allora, Bubblegum, questo qui, che è il Fast F56, ve li faccio vedere sempre dopo, comunque i colori mentre faccio la nail art. Poi il Red Diva Fast F03, sempre il solito bianco Pure White Fast F01, il solito Poison Black, il nero Fast F16, Nocciola che è il Classic C49 e Surf che è Fast F54. E il Bubblegum adesso lo andrò a utilizzare per fare soltanto la tip intera qua per fare lo sfondo, diciamo, e poi andrò a utilizzare un top coat matte, non quello dei sulle unghie, quello non lo rovino proprio, non lo spreco, che è della NED, per fare l'unghia opaca, così poi andremo a disegnare i mini, insomma. E niente, io adesso vi saluto, vi lascio il tutorial e ci vediamo a fine video come sempre.
qua. Allora, questa qui è Minnie, molto carina, mi piace molto ed è venuta molto molto meglio in confronto alla prima Minnie che feci, molto meglio, solo che ancora devo migliorare meglio con le linee, però va bene. Niente, spero che comunque vi piaccia lo stesso, se è stato così mettete pollice in su e sotto al video commentatemi, fatemi sapere se vi piace oppure no. E niente, vi saluto e vi mando un bacio io dalla nostra Minnie che è triste, poverina. Vedete, infatti c'è le goccine qua. E niente, ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!